Io ringrazio lei Presidente e la Commissione di questa audizione. Vorrei precisare che purtroppo per me, comunque capitano, non sono il grado, non mi compete più, perché sono stato radiato nel 1983 ed è bene che questo comunque sia tenuto presente in una commissione parlamentare. Sono io che non ritengo di aver subito alcun ritardo dalla commissione e di dovere invece una brevissima spiegazione alla commissione del perché sono arrivato a un'azione per essere ascoltato dalle istituzioni e non andarmi a cercare direttamente il referente nella commissione stragi. Dal 1990, quando si è concretizzato in particolare il lavoro mio e di Sandro Marcucci sulla vicenda Ustica e abbiamo iniziato a cercare i modi per comunicarli al Parlamento, le pressioni, le minacce che ha subito la mia famiglia sono state paurose. Dalla minaccia più o meno velata di morte per la mia bimba di 7 anni, al ritrovamento di droga refurtiva sulla macchina del mio figlio nel 94, a un certo punto si è rivelata essere un'azione dei servizi dei carabinieri, cosa segnalata al procuratore della Repubblica di Lucca, da cui da un anno e mezzo aspetto di avere perlomeno una convocazione, una spiegazione o qualcosa del genere, perché ogni volta che arrivano informazioni di questo genere si è cercato sempre di verificarle conoscendo come lavorano i servizi e come lavora la mafia. Quando questo ultimamente, questa serie di minacce e di pressioni si è vestita dei panni dello Stato, cioè attraverso dei militari che ufficialmente cercavano di impedire la continuazione dell'impegno anche politico, attraverso un'azione devastante sui rapporti familiari, ho deciso che fosse arrivato il momento di chiedere al Parlamento di ascoltare e ufficializzare la situazione. Perché giustamente non veniamo a parlare di tutti i meccanismi che ho già avuto modo di rappresentare a priori, a meno che non debba dare esplicite risposte alle domande dei commissari, ma venire a cercare di illustrare le cause della mancata individuazione dei responsabili di stragi. Io ho raccolto un piccolo dossier in cui nella prima parte sono evidenziate le ultime vicende e le lettere che ho mandato sia ai comandanti militari che ai parlamentari, e subito dopo i riferimenti la lettera al capo di Stato Maggiore attuale, colonnello e generale Alpino, già vice comandante di Tascio e quindi nostro comandante diretto alla 46ª Aerobrigata, e all'appena insediato governo Berlusconi nella persona del Presidente del Consiglio e del Ministro Previti, al quale ad esempio chiedevo se davvero non ci fosse qualche cosa, qualche reminiscenza del suo rapporto con il generale Boemio. Questo sempre per rientrare nel rapporto istituzionale. Però in queste lettere in cui si approfondiscono anche poi le vicende di Casalecchio, la vicenda del tenente Zuppardo, la vicenda della corruzione militare, quello che io cerco di illustrare è il filo rosso che lega una corruzione militare inaccettabile, al di là del 6,7% o altre cose che possa essere, ma inaccettabile per questo Stato, alla possibilità della commissione di stragi e del depistaggio, e questo filo rosso si chiude sulla sovranità limitata del nostro Paese. Vi rubo qualche minuto per raccontarvi una parte della mia storia che inizia quando avevo 24 anni. Ho fatto un tour di un mese negli Stati Uniti portando i ragazzi dell'Accademia. Dal primo momento ho avuto attorno un capitano delle Forze Armate Americane e altri militari che ritrovavo costantemente in tutte le città, fino al momento in cui nell'ultima sera nella città di Orlando fui portato personalmente a casa da questo capitano, che mi disse che
che sembrava che io non volessi capire che loro mi stavano facendo un'offerta precisa. E l'offerta precisa era quella di essere il loro referente in questa nazione. Aveva tutto il mio fascicolo dell'Accademia, che da un punto di vista disciplinare si potrebbe dire non brillante, perché ero già stato abbastanza contestatore di certi sistemi, ma ero stato formato bene come ufficiale, e cercò di convincermi in tutte le maniere che non esistessero altri servizi autorizzati nel mondo che il loro e il servizio russo. Alle mie rimostranze sui servizi, per esempio, del Mossad inglese e francese, ebbe delle risposte di tipo deviamo quando vogliamo, eccetera. Ma la cosa che ha cambiato di fatto poi la mia vita è stato il fatto che a un certo punto, di fronte alle mie rimostranze, mi mostrò un documento. Io non so se sia falso o se sia vero. Non ho mai saputo, non ne ho mai parlato se non direttamente a dei parlamentari con cui volta a volta mi sono incontrato. L'ultimo personalmente è stato il senatore Boso della commissione di controllo non più di un anno fa. Mi mostrò questo documento che sembrava firmato da De Gasperi, era sicuramente una fotocopia perché era stampato in tre pagine, ma la prima e la seconda erano stampate avanti e indietro, dove c'erano quelli che io ho sempre accennato essere gli accordi segreti, perché lui disse: voi comunque, devi capire, avete sottoscritto degli impegni. E gli impegni erano di tre tipi. Il primo impegno era quello di garantire una cosa che recentemente Perrone, nel libro De Gasperi e l'America, ha potuto documentare anche con la documentazione resa visibile del NARA, della libreria di Truman. Era l'impegno del governo italiano a liberare tutti i luoghi dove ci fossero commesse americane, installazioni americane o comunque aspetti di interesse americano dai lavoratori comunisti. Il secondo era l'accettazione da parte del governo italiano di una persona rappresentante del governo degli Stati Uniti presso l'ambasciatore americano, che aveva diritto di riserva sulle nomine del Presidente del Consiglio, dei Ministri per la Difesa, per gli Esteri e per gli Interni. Il terzo è che questo personaggio si consentiva che questo personaggio compisse libere azioni per la tutela degli interessi e della sicurezza degli Stati Uniti in territorio italiano. La rottura fu da parte mia molto pesante, anche se il capitano, di cui in questi giorni non ho ritrovato l'indirizzo, ma appena lo ritroverò, perché in qualche portafoglio vecchio dice mia moglie che c'è, ma questo capitano mi lasciò dandomi questo anello dicendomi che un giorno ci saremmo ritrovati, e in questo anello ci sono anche delle iniziali, per cui se poi la commissione avesse bisogno di copie, di fotografie, eccetera, sono disponibile a rilasciarle. Da quel momento io non ho fatto altro come ufficiale che cercare di verificare questo fatto, e la prima verifica la feci nello stesso 1975 con una serie di interrogazioni, chiamiamole così, anche provocazioni, ai miei comandanti dell'epoca, che arrivarono, come risulta da una mia richiesta di rapporto al ministro mai esaudita del 26-8-76, a queste condizioni: 4 giorni di un processo interno, riporto i nomi degli ufficiali che erano presenti, in cui, avendo il sottoscritto affermato di avere in maggior onore la Costituzione che non i regolamenti e di sentirsi anzitutto cittadino e successivamente militare, il colonnello Cogo del tutto gratuitamente espose una particolareggiata teoria sulla strategia del PC per il sovvertimento dell'istituzione militare, cui sarebbero legati certi movimenti dei sottufficiali e gli atteggiamenti di giovani ufficiali che servirebbero la causa di tal partito. Questo in che anno? 1975, ottobre 75. Il rapporto, la richiesta di rapporto a Roma dell'anno successivo mai esaudita. Affermò infine che avrebbe usato ogni mezzo in suo possesso per dimostrare all'organizzazione la mia pericolosità e la necessità che ci si liberasse al più presto di tale elemento pericoloso. Ci sono voluti 4 anni, ma alla fine ce l'hanno fatta. Successivamente, nel
documento, ho riportato un documento parlamentare, perché sia nella vicenda del Monte Serra, sia nella vicenda di Ustica, l'ufficiale che in tutte e due le volte mi ha minacciato la prima volta di morte. Il Monte Serra sarebbe la Sila? No, il Monte Serra sarebbero i 38 cadetti della Marina caduti sul Monte Serra di Pisa, dei quali un altro incidente aereo, una strage negata. Il 3 marzo 1977, di cui poi accennerò qualche cosa. No, non paracadutisti, cadetti della Marina, dell'Accademia della Marina. Questo ufficiale che si chiamava Barlesi e che era il referente del capitano Nobili, attualmente tenente colonnello Nobili, che voi conoscerete bene perché è implicato in tutti i depistaggi che riguardano Bologna e quant'altro, di Firenze, faceva capo al gruppo, il capo stazione dovrebbe essere ben in casa, e questo signore che mi minacciava, prima suadente e poi minacce di morte vere e proprie e poi alla fine minacce di spaccarmi le reni e 10 giorni dopo mi hanno arrestato, è risultato essere negli anni 80 facente parte della Camera Tecnica Nazionale dei Militari del generale Ghinazzi, superloggia segreta di Piazza del Gesù, ed è agli atti parlamentari. E da questo intreccio, sempre con maggiore evidenza, io come ufficiale leggevo il fatto che quella corruzione militare alla quale ci opponevamo istintivamente, il movimento dei sottufficiali e gli ufficiali democratici, e poi con sempre più attenzione e ragionamento, era veramente l'elemento attraverso il quale le forze armate erano condizionate al controllo della sovranità di questo paese. E questo viene sempre nel 75 dimostrato da una denuncia, di cui vi riporto l'atto, fatta inizialmente da alcuni sottufficiali e poi sottoscritta anche da me, se non vado errato, in cui si riportava, si denunciava, non c'è mai stato nessun giudice che abbia proceduto in questo senso, si denunciava questa situazione su un giornale che circolava nelle forze armate ed era un giornale con un comitato di redazione di 4 generali di squadra aerea, un generale di divisione aerea e il colonnello pilota Giulio Sisti, si chiamava Osservatorio giornale era il Corriere dell'Aviatore. Il 31/10/75 usciva un articolo in cui c'era questa frase: potremmo tuttavia anche essere d'avviso che in talune situazioni potrebbe essere concesso ai militari di recepire il potere in funzione terapeutica in presenza di una condizione metastasica, tumorale e cancrenosa politica, sociale ed economica, eccetera, qual è ad esempio, se abbiamo il coraggio di ammetterlo apertamente, quella in cui si trova attualmente il nostro paese. Questa è la data? 31/10/75. Funzione terapeutica, dicevo, paragonabile a quella assolta dal primo console durante gli anni appunto del consolato o da Ataturk in Turchia nel primo dopoguerra mondiale. Questo richiamo al primo console, io sono certo che tutti i commissari conosceranno il libro di Luttwak, La strategia dell'impero romano, è comunque estremamente interessante rileggerla perché ricorda molto le indicazioni di quel capitano, laddove si parla di un impero all'interno del quale c'è diritto di cittadinanza e democrazia e di stati clienti e di re clienti che devono essere convinti all'obbedienza dal confronto fra i vantaggi e gli svantaggi che verrebbero dall'obbedienza o dalla disobbedienza. Ma guardi capitano, io non vorrei interromperla, però vorrei che lei tenesse presente una cosa, che in termini generali molte delle cose che lei sta dicendo sono dei fatti storici accertati, altre invece sono delle ipotesi storiografiche e giudiziarie sul decennio 65-75 che la Commissione conosce, sta profondamente analizzando e con le quali dovrà, con la dialettica propria di ogni organo parlamentare, quanto prima misurarsi per vedere in quali limiti queste ipotesi giudiziarie e storiografiche possono ritenersi credibili e accreditate. Quindi ecco, tenga presente, perché per esempio il pamphlet di Giannettini, La mano rossa sulle forze armate, che negli ambienti militari circolassero abbastanza pubblicazioni di quel tipo, diciamo, sono fatti noti. Sono però i fatti che hanno portato
alla... Diciamo, per noi sono il pane quotidiano, sono le cose di cui ci occupiamo. Mi rendo conto. Per noi sono state, diciamo, la morte quotidiana. Nel senso che, ad esempio, il... Sì, sì, non lo dicevo per minimizzarle, ma per dirle che sono sicuramente cose che conosciamo. Nel piccolo dossier che ho preparato, prima di arrivare al Monte Serra, c'è una sequenza di 7 documenti. Qui nel 79 si documenta come io abbia denunciato una serie di situazioni che erano esattamente l'insabbiamento di incidenti di volo, Bardu fosse Monte Serra, prevaricazione di direttive di addestramento e di impiego, Monte Serra e quant'altro riguardasse la sicurezza del volo, falsificazione dei libri degli stralci di volo, falsificazione di firme di supplietanza di valuta, che significa formazione dei fondi neri del SISMI. Bene, mentre il capo di Stato Maggiore Mettimano stabiliva la formazione di una commissione d'inchiesta, l'attuale capo di Stato Maggiore generale, colonnello allora Mario Arpino, riteneva di punirmi per aver presentato un reclamo che nel frattempo era stato giudicato, prima ancora dalla commissione d'inchiesta, infondato e inammissibile. Solo da precisare che il presidente della commissione d'inchiesta era il generale Cavatorta, attualmente implicato per alto tradimento per Ustica. Arrivando al discorso del Monte Serra, nel Monte Serra moriva con i 38 ragazzi il secondo pilota, il capitano Murri, che non era più abilitato al volo. Aveva pranzato con me quella mattina e mi aveva detto di non aver superato l'esame. E ciò nonostante veniva mandato al pomeriggio con dei ragazzi. Il capitano non era più abilitato perché sapevamo tutti che la moglie stava morendo di tumore da oltre un anno e risulta anche dalle deposizioni dei comandanti. Dopo la morte è stata falsificata la sua abilitazione e purtroppo abbiamo visto arrivare la moglie che era sana, sanissima, potente, potentissima. Alle mie domande del perché noi avessimo potuto credere ma i comandanti non avessero mai richiesto un certificato, iniziarono le minacce. Poi trovammo... Essendo io... Questo passaggio non l'ho capito. Non era più abilitato. Erano oltre 8 mesi che non volava più e non aveva più l'abilitazione, ecco. E doveva fare la ripresa di volo. Perché non aveva volato sostenendo, esatto, che la moglie stesse male. Il comando risultava che non avesse mai richiesto un certificato medico. Nel frattempo io come capitano di ispezione rinvenni nella sua camera una specie di campionario di materiale vario che apparentemente avrebbe dovuto essere la sua seconda attività, ma era un'attività della quale non si riusciva a sapere e non è stata indagata né la ditta che gli forniva questo campionario né il valore delle merci, e come mai non si riusciva a capire come mai la moglie e lui, non venisse incriminata per truffa ma venisse immediatamente assunta dall'aeronautica. In tutta questa situazione, che è facilmente visibile nella mia deposizione al giudice Sciascia, a un certo punto dal movimento avevo scatenato il movimento, vengo a sapere che il signore era di fatto il referente nazionale del traffico internazionale d'armi che avveniva sul suolo italiano e che si incontrava regolarmente a Mestre con i più grossi trafficanti d'armi americani, tedeschi e arabi. Avevamo le grandi officine a Mestre e molti dei nostri sottufficiali andavano a fare dei lavori sugli aerei degli arabi. A quel punto venne questa prima minaccia dei servizi e venne anche a comandare Pisa il generale Tascio. Fidandomi delle istituzioni gli proposi la vicenda. Il generale Tascio mi rispose: lei è pazzo non perché non dica la verità, ma perché lei vuole giocare questa piccola verità contro l'onore dell'arma. Recentemente, nel 94, i genitori dei ragazzi mi hanno portato davanti al giudice a riferire questa cosa e l'aeronautica ha impugnato per falso e calunnia le mie affermazioni, attestando con una dichiarazione della 46esima aerobrigata che io quel giorno non ero di servizio. Mi ha salvato uno dei genitori esibendo un rapporto del maresciallo dei carabinieri al giudice ordinario in cui diceva che il capitano di ispezione Ciancarella Mario aveva rapporto del maresciallo dei carabinieri al giudice ordinario
in cui diceva che il capitano di ispezione Ciancarella Mario aveva apposto i sigilli alle camerette degli uomini dell'equipaggio. Questa vicenda del Serra chiaramente è un tassello per far capire come possa... Quindi la copertura riguarderebbe il carattere colposo però del... Certamente, la strage non è pensata e voluta, come non è pensata e voluta la strage di Casalecchio, però nella lettera che io scrivo al generale Alpino dico, ricordo al generale Alpino che sull'MP-326 ci abbiamo volato tutti quanti, e l'MP-326 è un aeroplano che serve per i ragazzi che dopo 13 ore devono andare per aria da soli. Per cui prima di andare per aria da soli si va sul cielocampo, si spegne il motore e si deve andare all'atterraggio, perché i comandi sono indipendenti dal funzionamento del motore. Per cui se è vero ciò che dice il tenente Viviani nel caso di Casalecchio, vuol dire che i comandi si sono ingrippati non perché il motore non fosse efficiente, ma perché la revisione di quegli aeroplani era fatta alla solita maniera. Nelle revisioni italiane, e qui si potrebbe approfondire io credo più con la Commissione Difesa, nelle revisioni degli aeroplani italiani il 50% delle TO, delle technical operation, cioè delle operazioni che sono codificate e pagate, non sono eseguite. Però per Casalecchio non c'è pure l'ipotesi che l'ingrippamento fosse dovuto all'incendio che si era sviluppato, quindi al calore provocato dall'incendio. Noi abbiamo anche visto un filmato, anche se è confuso perché è fatto da un cinematore. L'incendio sul motore comunque... è molto difficilmente, cioè l'apparato del motore non è tale da poter grippare, come si dice il tenente Viviani, quelli che sono i comandi diretti meccanici. Il generale Alpino mi ha risposto personalmente alla lettera ringraziandomi molto e dicendo che ha segnalato alla magistratura queste cose, però la magistratura militare sono 20 anni che ha segnalazioni di questo tipo. Quindi anche il Monte Serra non è una strage pensata e voluta, però è il fatto del metodo di dover coprire una situazione di corruzione, di legami che non riguardano il giuramento che noi avevamo fatto e che devono essere comunque coperti agli occhi delle vittime e agli occhi del Parlamento. Arriviamo a questo punto al discorso Le facevo quell'osservazione prima, capitano, perché io capisco questo suo desiderio di investire la globalità delle istituzioni, però ognuna nell'ambito delle sue competenze. Certo. Noi per esempio su un'attività di copertura di disastri colposi non penso che come commissione avremmo competenze. Certamente. Così come mi dicevano del discorso del colonnello Marcucci, è evidente che la morte del colonnello Marcucci, che è secondo me strettamente legata alla vicenda di Ustica, e allora cambia, perché noi sulla vicenda di Ustica abbiamo competenza. Ecco, però è anche vero che giustamente il giudice Priore mi diceva il carabiniere che ha deposto davanti a noi di aver assistito al colloquio in cui il colonnello Franco Ambrosi ha detto all'appuntato Stivala abbiamo chiuso la bocca a Marcucci, dobbiamo chiuderla a Ciancarella, non mi ha detto abbiamo chiuso la bocca a Marcucci per via di Ustica. Dice quindi io non sono il giudice naturale, facendomi capire che il giudice naturale era un altro e che quest'altro avrebbe evidentemente ricevuto il tutto, anche se poi ha stralciato l'inchiesta e le vicende. E infatti arrivavo proprio al discorso di Ustica, perché il maresciallo Dettori telefona a me personalmente nell'80 appena successo il fatto, perché nel 1979 il presidente Pertini in una delle sue cose improvvise mi aveva convocato personalmente presso la 46esima aerobrigata per andare ed essere ascoltato direttamente da lui. Andammo in delegazione, io, un sottufficiale e un ufficiale superiore, Lino Totoro il sottufficiale, Sandro Marcucci l'ufficiale, e da quel momento divenimmo i referenti di tutto quello che stava succedendo in aeronautica in quegli anni, sia nel bene e sia nel male, sia nella verità e sia con tentativi di depistaggio di tante cose. Il Dettori mi telefona e mi dice siamo stati noi capitano, qui mi fanno fuori. Io inizialmente non gli ho creduto perché la cosa mi sembrava enorme e perché non mi dava alcuna documentazione.
richiamandomi dopo il ritrovamento del MIG, dice: dopo questa puttanata del MIG le devo dare almeno tre indicazioni: gli orari di atterraggio dei velivoli, i missili a guida radar e a testata inerte. La cosa non ci sconfinferava ancora, perché... Ma le disse: le posso solo dire di cercare, sì. Cioè come se lui limitasse l'informazione, come se lui aggiungesse l'informazione. Come lui, se lui limitasse l'informazione. E non ci risultava che avessimo in quel momento dei missili a guida radar. Noi sapevamo di avere solo in quel momento dei missili a raggi infrarossi, gli Sparrow. E quindi la cosa ci sembrava brutta e doveva essere ancora maggiormente approfondita. Alla fine venne fuori però che a Grosseto stavano facendo l'acquisizione dei missili a guida radar, e quello che accertammo in quel momento e che abbiamo accertato poi negli anni successivi è stato il fatto che l'aeronautica avrebbe dato al Parlamento, non so se questo sia effettivamente vero, esclusivamente i dati dei missili bellici e non dei missili d'addestramento. Inoltre, in quell'estate del 1980 avemmo due dibattiti, io e il Marcucci, perché nel frattempo la visita a Pertini aveva determinato l'allontanamento delle forze armate di Lino Totaro e il trasferimento della 46esima aerobrigata ad opera del generale Tascio da parte per Sandro Marcucci, il quale Sandro Marcucci nel frattempo aveva subito un tentativo di corruzione a favore della Libia per la vendita di 20 aeroplani G-222. Lui aveva resistito alla corruzione. Cioè, se ricordo l'episodio, lo volevano corrompere perché lui certificasse un'affidabilità e un'operatività di quegli aerei con solo due piloti. Perché in quel momento Gheddafi aveva molti piloti facilmente addestrati, perché li addestravano i nostri piloti, e non è vero che fossero solo piloti in pensione, perché erano anche piloti che prendevano l'aspettativa di un anno e andavano da Gheddafi ad addestrare i piloti. E aveva invece pochi specialisti, per cui la richiesta era che venisse certificato che il velivolo era operabile solo con i due piloti. Con due e non con tre. Con due piloti invece che con due piloti e due specialisti. Sandro Marcucci si oppose, e da questa richiesta, che era inizialmente una richiesta di personaggi che parlavano a nome dell'Air Italia, questa richiesta divenne un ordine da parte del generale Tascio. Lo scontro vide perdente il Marcucci, nonostante la sua richiesta di rapporto dal ministro per la difesa, allora Ruffini. E in quell'estate ci incontrammo e in agosto facemmo un doppio ragionamento: perché la puttanata del MIG, eccetera. Io credo che questa commissione ormai sia in grado di conoscere anche quei meccanismi militari che inizialmente erano stati sottratti, dati in forme strane, però la base della garanzia militare è la consegna, che significa la capacità di garantire un bene tutelato all'interno di determinati confini che ogni ragazzo conosce perfettamente per aver fatto i servizi di guardia. Noi abbiamo 300-350 giovani che ogni anno finiscono davanti ai tribunali militari per non aver curato correttamente la consegna del bene tutelato, che può essere anche la panchina del generale. Questo stesso identico concetto arriva fino al vertice di Forza Armata, dove il bene tutelato è la sicurezza del paese all'interno di confini che sono i confini dello spazio aereo. La guardia sono i controllori di volo della difesa aerea, l'arma è la caccia, il grilletto e la guida caccia. Era assolutamente impossibile che fosse penetrato non nei confini, al limite dei confini, ma nella pancia del sistema difensivo italiano, un aereo ostile avesse ingaggiato un combattimento e fosse caduto sul territorio italiano senza che nessuno avesse dato l'allarme. Assolutamente, materialmente impossibile. È un'affermazione, è anche legata al fatto
ai fatti tecnici che riguardano il fatto che nessun aereo si può muovere nel territorio italiano, come dice anche il presidente Brutti nella introduzione della sua recentissima cosa, quando parla dei compiti del SIOS, senza una clearance. Perché voi sapete che nessuno può entrare nelle consegne di un soldato se non ha la parola d'ordine. La parola d'ordine non se la inventa chi difende. C'è qualche authority che la dà. Questa authority è il SIOS. Per cui non c'è nessun aereo che si possa muovere sul territorio italiano, alzarsi, entrare, volare sul territorio spazio aereo italiano senza che ci sia una clearance. La clearance può essere anche riservata, può essere anche un NATO restricted, per cui il controllo non deve disturbare un aereo che sia autorizzato a volare in segreto i nostri cieli. E spesso e volentieri voi sentirete, se volate, penso di sì, sentirete il controllo che fa deviare gli aerei civili per 5 minuti, per 10 minuti e poi rientrare in rotta. Questo perché il controllore sa che quel volo ha precedenza e ha una precedenza di silenzio, cioè deve volare senza che nessun controllore lo scocci, ma sempre con il controllo di tutta la difesa. Questo era il primo punto. Il secondo punto è questo. Sandro Marcucci intuisce con l'autonomia del MIG puntato sulla Calabria dove è caduto il velivolo che il velivolo non avrebbe potuto decollare da Tripoli e rimanevano solo alcune piccole possibilità, la possibilità della Corsica, ma ritorniamo al discorso, o un aereo autorizzato o se si affaccia sui confini italiani viene intercettato. Un'autorità dei paesi, una possibilità dei paesi limitrofi dell'est che ci sembrava davvero remota. Il 4 settembre di quell'anno il capitano Barlesi, a nome del capitano Nobili, mi offre, e questo è tutto scritto nei rapporti del tempo, nei rapporti mandati fino all'84 al generale Tonini, mi offre dei documenti per tagliare la testa a Tascio, evidentemente pensando che il controvalore era questo, che noi avremmo dovuto pubblicarli nei bollettini di controinformazione, li chiamarono loro, del movimento. Io accettai lo scambio e poi chiesi al maresciallo dei carabinieri di essere presente discretamente allo scambio che sarebbe avvenuto alla Torre di Pisa e poi avremmo portato quella notte stessa i documenti al Parlamento. Evidentemente qualcosa scattò, per cui loro non vennero e la mattina dopo mi dissero ti spezzeremo le reni. E il 29 di settembre io sono stato arrestato per insubordinazione, calunnia, vilipendio delle forze armate e quant'altro. Nel 1981, mentre io ero in attesa di questo processo, il colonnello Marcucci mi telefona da Guidonia e mi dice li abbiamo in pugno. Li abbiamo in pugno perché io ho un controllore e un pilota di pratica di mare che sono terrorizzati, ma che se riusciamo a farli chiamare dal giudice sono pronti a testimoniare che il MIG è decollato da pratica di mare. Era una notizia abbastanza sconvolgente, sulla quale ci demmo appuntamento per il Natale per discuterne. Non arrivammo a Natale perché Sandro Marcucci viene arrestato per falso e truffa. Una accusa che cade di fronte al magistrato di secondo grado grazie alla difesa. Questo avviene, capitano? L'arresto nell'81. Perché queste sono tutte le cose che poi le ha già detto a priori nella memoria del 92. Nella memoria del 92. Ho accennato, certo. Continua. È un'accusa che cade perché Sandro Marcucci, dice il giudice, è stato condotto in una irreale vicenda. Sandro Marcucci era difeso dall'avvocato Bettoni, questo ci provocò un grosso scontro perché l'avvocato Bettoni era stato l'avvocato di Reder e le nostre anime dal punto di vista ufficiale combaciavano, dal punto di vista diciamo politico e sociale no. Io mi vantavo di essere difeso dal Parlamento perché mi difendevano gratuitamente la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista e il Partito Socialista. Nelle persone dell'avvocato Martinazzoli, onorevole Martinazzoli,
dell'avvocato Fortuna, onorevole Fortuna, e dell'avvocato Tarsitano, con tre garanti politici che erano l'onorevole Martini, l'onorevole Spini e l'onorevole Baracetti. Abbiamo fatto quattro incontri in Parlamento, dove si doveva mettere sul piatto tutto, il Monteserra e quant'altro. Sta di fatto che il giorno del mio processo nessuno si è presentato, il processo è stato fatto lo stesso, io sono stato assolto per insufficienza di prove, nessuno ha voluto firmare le motivazioni d'appello, sono andato al processo d'appello con un avvocato d'ufficio avendo rinunciato a una difesa che non capivo più che cosa fosse e poi sono stato radiato dalla commissione di disciplina. Sanno Marcucci no, e nell'87... Questo quando avviene? La radiazione? Nell'83. Sanno Marcucci rientra definitivamente dopo l'assoluzione nell'87 e nell'85 e dall'85 all'87 mi pone diverse volte il problema che per quanto avessimo... Scusi capitano, se non interrompo, perché questo è il punto della domanda che io le volevo fare. Medica. Marcucci poi muore nell'ottobre del 1991. No, nel 2 febbraio 1992. Ah, 92. Quindi comunque lei poi, diciamo, li esposti al dottore Briola, che ha fatti dopo? No, qui è il punto, infatti. Cioè in un momento in cui la possibilità di Marcucci di riscontrare le cose che diceva lei purtroppo non c'era più. Mi rendo conto. Il problema fondamentale è questo. Con Marcucci abbiamo continuato dall'87 al 90 a cercare di capire che cosa fosse avvenuto e per esempio di colpo per un banalissimo gioco con una figliola capimmo il discorso del missile a testata inerte, nel senso che se voi gonfiate un palloncino e poi lo lasciate andare il palloncino schizza via ma non scoppia e quella per un aeroplano si chiama la decompressione rapida, che porta dei gravi problemi, può portare sicuramente allo svenimento del pilota, a dei problemi strutturali, ma se il pilota è rapido a usare l'ossigeno si salva. Se invece quello stesso palloncino voi lo gonfiate e lo bucate con uno spillo, il palloncino esplode e si strappa lì dove è stato colpito. Questo vuol dire che un missile a testata inerte verso un aeroplano di quel tipo provoca un effetto deflagrazione che si chiama decompressione esplosiva, che quindi ha lo stesso effetto di una bomba con un particolare che non lascia le tracce di esplosivo, se non quelle poche, piccole, che possono essere i combustibili del booster. A un certo punto ci chiedemmo, benissimo, abbiamo letto un particolare scenario, come fare a portarlo ai giudici? E fu allora che Sanno Marcucci pensò a quella cosa a cui abbiamo partecipato solo nel 94, che era dare voce al silenzio degli innocenti, un'associazione che facesse un grande convegno delle famiglie, dei familiari delle vittime delle stragi e chiedesse come associazione di potersi costituire parte civile per portare al giudice quello che noi avevamo letto, perché il giudice potesse riuscire ad accertare qualcosa. E questo risulta evidente perché oltre a formare l'associazione, Sandro Marcucci voleva assolutamente e fece di tutto con i dirigenti della rete perché io fossi candidato alle elezioni del 92, perché diceva oltre questo se riesce a entrare in Parlamento avremo i punti di riferimento precisi dove andare a cercare. Il 28 di gennaio del 92 riesce a far pubblicare una lettera sul Tirreno, una mia lettera aperta al ministro Rognoni, in cui dicevamo in chiaro, io dicevo in chiaro tutte queste cose, accusandolo di non aver accettato di costituirsi parte civile contro i generali che Priore aveva appena incriminato. Il giornalista fa introdurre questa lettera da Marcucci con questa affermazione: conoscevamo bene il generale Tascio e come si comportava, era pronto a tutto pur di... subito strano, per il quale inizialmente, nonostante quello che io ho visto, quello che c'era sui giornali, ho cercato di non coltivare l'idea dell'omicidio,
Poi è venuto il carabiniere Lampis a darmi questa rivelazione, l'ho costretto perché potessi incominciare a cercare davvero, a dire se è vero devi andare da priore, devi andare a deporre. Ci sono i miei fax a priore di questo ragazzo terrorizzato che comunque accetta di andare a deporre se chiamato personalmente, quando ho la conferma che lui ha deposto in questo senso davanti a priore, inizio le ricerche. Le ricerche documentali, che erano comunque già basate sul fatto che nella bara di Sandro Marcucci, sotto i miei occhi, stavano nascondendo un brano del Cruscotto. Un brano del Cruscotto che era un brano molto particolare, perché aveva il vuoto dell'alloggiamento di uno strumento, il materiale del Cruscotto era completamente fuso e raggrumato in gocce verso il basso, e l'aeroplano è caduto e sarebbe, dicono loro, bruciato, rovesciato, quindi in questo caso le gocce sarebbero state verso l'alto, ma al centro di questa massa ferrosa fusa c'erano i due tubicini d'aria dello strumento che uscivano ancora perfettamente flessibili. Lo strumento non poteva che essere l'anemometro, perché è l'unico strumento che ha due tubi che conducono l'aria, perché dal confronto delle due aree si ha la velocità, l'indicazione di velocità, ed è lo strumento più in basso che si trova sul Cruscotto. Ma poi c'è la documentazione fotografica che i giudici non hanno e che hanno rifiutato, in cui Sandro Marcucci è bruciato come un tizzone ai piedi di un albero che è un pino resinoso, che risulta completamente bianco senza neanche una goccia di fumo. E c'è sia la documentazione delle fotografie nel dossier, e sia, se voleste, ho a disposizione le diapositive. Sandro Marcucci ha a 40 centimetri dal suo corpo, al di sopra del suo corpo, ancora il cuscino in gomma e gomma piuma, di cui è perfettamente visibile lo zip, sul quale era seduto, che non è bruciato. Sandro Marcucci non ha ostacoli al rilascio delle gambe, esteso sulla schiena, ma è morto in posizione seduta, con le gambe sedute. L'unica parte ancora molle e carnosa del cadavere era il sotto del coscio, quello che poggiava sul sedile. Sandro Marcucci ha 20 centimetri, 30 centimetri con lo scanner, abbiamo calcolato, dal suo braccio destro arso come un tizzone, ha il serbatoio alare con 25 litri di benzina avio, come dice la stessa commissione, che non sarebbe esploso. E a 60 centimetri circa dal corpo c'è, fra i resti del bosco, un barattolino di yogurt alla banana, perfettamente conservato. Le strutture al di sopra di Sandro Marcucci, pur essendo in alluminio, non risultano bruciate. Il secondo passeggero, che dice la commissione essersi trascinato fuori dal velivolo al momento dello scoppio dell'incendio, di fatto era un uomo di 130 kg, le strutture non hanno nessuna forzatura verso l'esterno, ma c'è un particolare ancora più orrido, che lo schienale del passeggero, l'aereo aveva due posti in tandem, lo schienale del passeggero è andato a finire sotto il corpo di Sandro Marcucci, il che vuol dire che tra quello schienale e Sandro Marcucci non c'era più nessun corpo. E il corpo del Lorenzini è stato trovato bruciato all'80% a circa 35 metri dall'aeroplano. Bruciato all'80% e non sul volto e non sul torace. L'aereo era in tandem. C'è un dottore che è stato segnalato ai giudici, il dottor Piegaia, che volava nello stesso aeroporto, che è pronto a testimoniare, perché mi ha dato la sua disponibilità anche sulla materia per essere sentito eventualmente, di essere stato chiamato dalla commissione nei giorni successivi e di aver esaminato un altro brano di Cruscotto a cui era ancora attaccata dalla materia cerebrale di Sandro Marcucci non cotta, cioè che non era stata esposta al fuoco. E Sandro Marcucci in effetti aveva un profondissimo trauma cranico a sinistra. La commissione ha elaborato uno scenario
di incidente in cui ha inventato la posizione del fuoco rispetto a quella che lei stessa mette sul territorio. Ha inventato una situazione meteorologica spostandola di 70 km rispetto a quello che lei stessa dice e facendo riferimento assoluto ad una deposizione di un testimone, il quale nello stesso giorno fa una deposizione diversa e firmata ai carabinieri, mentre la deposizione a cui fa riferimento la commissione non è firmata ed è lo stesso testimone. Io credo a questo punto di aver dato un quadro, qui c'è questo esposto al CSM, il quadro profondo che emerge al di là della realtà che oggi ci siano dei generali che possono patteggiare la pena e tornare a comandare le loro unità e che noi invece siamo stati radiati, io sono stato radiato. C'è un filo, ripeto, che lega le vicende militari di corruzione, di deviazione, fino alla strage e a tutte le stragi, per mantenere e condizionare la sovranità di questo popolo, al quale noi con molta serenità e con molta umiltà avevamo giurato fedeltà. Prego, capitano. Allora, il problema della vendita di armamenti anche strategici a diciamo paesi ostili è un problema che da sempre è stato avvertito anche da certi settori delle forze armate che io chiamo democratici, che compete strettamente al Parlamento, ma che personalmente, ad esempio, io ho avuto la possibilità di approfondire quando la Oto Melara vendette una partita di Automat, che sono i più grossi missili antinave, alla stessa Libia, e avendo trasportato con diversi loro ingegneri di questi missili in Venezuela. Il discorso è abbastanza semplice: quando si vendono apparecchiature strategiche di questo tipo, che potrebbero essere in grado di determinare elusioni, coperture o colpire i propri armamenti, la ditta cedente, la ditta italiana, garantisce al Parlamento che siano state inserite particolari variazioni al sistema d'arma che è stato venduto, incapaci, e nella guerra elettronica questo è possibilissimo, di interferire sul nostro sistema di accertamento radar o di difesa nave missilistica. Questo perché altrimenti i commissari del governo e del Parlamento che hanno concesso una cosa di questo genere, credo che avrebbero ben altre responsabilità che non solo quelle politiche. I particolari che mi sono stati giustamente sconsigliati di ripetere dal Presidente, perché diceva i particolari della vicenda di Ustica li conosciamo già dalla questione Priore. Ora, no, ma ecco, la domanda che le ha fatta l'onorevole, sì, Fragalà è questa. Io avevo inteso quello che lei diceva, nel senso che non si poteva decollare dai nostri aeroporti senza le parole che c'è. No, decollare, entrare, volare. Allora, la domanda dell'onorevole Fragalà, diciamo, va nella direzione, sì, giusta, perché dice non può essere che sia trattato di un aereo munito di particolari dispositivi con cui è riuscito a eludere il controllo radar. Come sa, per esempio, sulla vicenda, certo, del MiG, anche, certo, di recente l'onorevole Zamberletti, certo, ha propugnato la tesi che il MiG, se, certo, avesse volato a basso regime, a bassa quota, eccetera, sarebbe sfuggito al controllo radar e avrebbe comunque avuto un'autonomia che gli consentiva di arrivare sulla Sicilia.
Poi però, siccome aveva un piano di volo rudimentale, sbaglia la Sicilia, arriva sulla Calabria, non c'ha più benzina e precipita. Questa è la tesi che Zamberletti affaccia in un suo libro recente. Una tesi fascinosa se non ci fosse stata in atto anche la... Sì, non mi voglio però, non è questa sera che vogliamo metterci a discutere tutte le tesi. No, e né è mia competenza, assolutamente. No, credo di aver risposto per il semplicissimo motivo che se quando si vende un sistema d'arma e di un'arma strategica non, il Parlamento e il Governo non fossero garantiti dell'assoluta impossibilità che quell'arma, che quel sistema d'arma possa non essere utilizzato contro le forze armate italiane, bisognerebbe parlare di alto tradimento. Vabbè, il collegamento su Marcucci. Il collegamento su Marcucci. Il collegamento su Marcucci è detto nel lavoro che stavamo facendo per arrivare dal giudice e nel fatto che il Marcucci era il depositario, purtroppo unico, ma lo ha scritto lui, non è una mia invenzione, lo hanno scritto le persone che avevano rapporto con lui, che lui non mi abbia mai voluto consegnare quei due nomi, perché siccome sapeva che il mio metodo, al contrario del suo, era quello di parlare in continuazione per essere garantiti a livello di vita, lui diceva: se io ti dico questi due nomi, poi tu ne parli, questi non parlano più, smentiscono tutto, invece li dobbiamo far convocare dagli giudici. Per chiarire, Marcucci sarebbe stato depositario del segreto sui nominativi dei due piloti e dei due controllori di volo di Pratica di Mare, un pilota e un controllore, che avrebbero potuto riferire che il MiG era decollato dalla base aerea di Pratica di Mare. Questo è il segreto di cui era depositario Marcucci. 81. Certo, ma il collegamento finale che noi avevamo fatto portava, perché è evidente che voi nel 92 E infatti, a quello che ho capito, la valutazione del dottor Priore sarebbe quella dell'onorevole Fragalà, cioè dire: ci sono sospetti sulla ricostruzione del modo con cui Marcucci è morto, non ci sono però sospetti che lo colleghino sicuramente alla vicenda di Ustica. Com'è? Certo. Nesso causale, più di quello di tentare di poterci costituire parte civile nel processo. Va bene. E poi comunque mi sembra importante che la Commissione, se non lo abbia già fatto, approfondisca anche con il generale Alpino, sarà sicuramente in grado di parlarvene, la copertura aerea che in quel periodo era stata divisa proprio alla fine del 79 fra controllo militare e controllo civile, che riservava al controllo militare tre coni d'ombra, di questo a priori ne ho parlato. E il famoso giorno di sciopero del 17 ottobre 1979 fu organizzato all'interno degli uffici comando, in particolare a Pisa, nell'ufficio dell'allora generale Alpino, con le conferenze stampa e con quant'altro. E ci sono tre coni d'ombra che partono dalla Maddalena, che attraversano le direttrici Grosseto, Rimini, Grazzanise, Gioia del Colle, Maddalena, Catania, Sigonella, e passano per il punto di impatto del 19. Quella sì che era una copertura di controllo al controllo civile. E poi potreste eventualmente sentire il presidente del Tribunale di Padova, Rosin, che mi ha interrogato senza avvocato difensore e senza verbalizzatore, ma verbalizzato bene, capitano, noi poi approfondiremo sicuramente gli spunti che vengono dalla sua edizione. Adesso c'è il senatore Armani che voleva farle una domanda. Io, anzi, se i colleghi sono d'accordo e se lei è d'accordo, se lei ci lasciasse questa documentazione, noi la potremmo acquisire e così ne faremo oggetto della meditazione opportuna. Prego, Armani. Grazie. Un'altra inesattezza: lei ha parlato che l'aereo è caduto per corrosione dopo una manutenzione. Realtà insegna che sia nella pratica civile
questo controllo normalmente è demandato ai tecnici del registro nautico italiano, che a loro volta lo demandano a un capo controllo, che a loro volta lo demandano a un, però tutti mettono la firma, e lei sa anche che nel campo civile risponde dal punto di vista civile la società, ma dal punto di vista penale risponde il tecnico in caso di un'avaria o di una inosservanza di un qualsiasi applicazione di bollettini tecnici di manutenzione prescritte. Nel campo civile è norma, è regola, io conosco poco il campo militare, ma è norma e regola che queste manutenzioni, questi usi, costumi civilizzati, chiamiamoli, provengano da una matrice militare. Per cui militarmente un aereo che va in revisione ed è sottoposto a una revisione da parte dei tecnici viene controllato da un controllore che si chiama capo controllo, non lo so come si può dire militarmente, e da un altro supervisore che controlla l'esecuzione, parti singole. Per cui la domanda è come mai possa essere sfuggito questo e come mai non risulta in nessun documento, o se ci sono dei documenti, che dicano esattamente, e qui non facciamo delle fantasie, facciamo della realtà, e poi qui non voglio tediare oltre la commissione, avrei finito perché mi sembra un'inesattezza o perlomeno una cosa che non ha logica nella vita, anche nella vita, soprattutto nella vita militare. Bene, ringrazio il senatore Armani, al quale sono debitore di qualche cos'altro. Ieri il collega Armani mi ha mandato una lettera in cui pregava me di imporre alla commissione perlomeno di non fumare sigari e pipa. Io mi sono subito adeguato e ho mangiato un pacchetto di caramelle, poi farò parlare Armani col mio dietologo, ma insomma mi sembra una richiesta giusta quella di Armani. Prego, capitano. Io mi scuso di questa richiesta, Presidente, però onestamente ho fatto di tutto per... Ha ragione. Ma non resisto. Prego, capitano. Allora, in ordine di sequenza, come era arrivato il velivolo a Pratica di Mare? Il velivolo è... Dunque, Pratica di Mare anzitutto è la base di sperimentazione volo, è la base delle contromisure. Se ad esempio un qualsiasi aeroplano viene bloccato dalla nostra caccia perché è intervenuto nei cieli italiani, è stato intercettato, la base dove ordinariamente deve essere portato è quella. Ripeto che in quel periodo, se i commissari volessero rivedere le vicende, c'era anche la questione del Chad, eccetera, eccetera, c'erano varie defezioni dal mondo della Libia. E noi riteniamo che in Italia ci fossero 3 MiG. In quel periodo, 2 sulla base di decimo manno e 1 questo che abbiamo saputo appunto solo nell'81 che potesse essere a Pratica. Da chi fossero portati, se da piloti disertori o dagli stessi addestratori italiani, non si sa. Di certo sappiamo che Rondanelli, che ha parlato di queste cose con me a Grosseto davanti all'addetto penale degli affari dell'ambasciata americana, ha affermato che quel pilota a cui sono stati dati fino anche 8 nomi, che calzava dei calzari americani ma in dotazione agli italiani, che aveva il casco americano con un nome eccetera eccetera, non necessariamente mostrava le fattezze del libico e il suo tentativo di recuperare le sue impronte digitali, poiché la mano si sguantava, chiaro segno che la morte era avvenuta prima dei 18 giorni, era andato inizialmente perduto perché si erano smarrite queste dita messe in formalina, che poi sono state ritrovate, afferma Rondanelli, da lui e da Priore in uno degli armadi del sisma.
Quindi da chi sia stato portato, chi lo ha portato dovrebbe dirlo, e dovremmo accertarlo, però sta di fatto che le condizioni per portare quel velivolo in Italia c'erano. Il discorso, lei mi ha fatto prima della latitanza degli altri, mi ha fatto un discorso che ho segnato, la mia attuale attività. Ma io dopo la radiazione ho fatto prima il dipendente dei mercati al porto di Viareggio, poi ho tentato, anche se non avendo una lira, facendo forse troppi debiti, l'attività imprenditoriale di una libreria, che purtroppo non è andata bene, e attualmente sono dipendente del libraio, dell'imprenditore che ha aperto un'attività di libreria. E il discorso della latitanza è il grande problema, è il problema che non riguarda certamente questa commissione, ma che riguarda il Parlamento. I nostri colleghi hanno visto esclusivamente che chi di noi si è battuto in una certa posizione per certi valori ha solo pagato. Noi abbiamo avuto persone che sono state falcidiate nell'assoluto silenzio del Parlamento, con 12 anni di sospensione dall'impiego, per aver scritto un articolo, chi è il nemico, su un giornale, per essersi posto un problema proprio sulla sicurezza degli aeroporti. Noi abbiamo avuto delle persone che hanno vinto 3 volte davanti al Consiglio di Stato e 2 volte davanti al TAR, dal 78 al 90, i ricorsi contro la propria esclusione dal servizio, e non hanno mai visto accolto questo diritto. Abbiamo visto un giudice incriminare d'ufficio in questa vicenda il generale Malcangi, il quale ha dato 2 milioni di anticipo sulle future spettanze, ha chiesto l'amnistia per la sua colpevolezza di omissione d'atti d'ufficio, e l'amnistia ha sanato lui e non ha risolto il problema di questa persona, che ora è un ubriacone ed è una persona distrutta nella famiglia e negli affetti. Abbiamo visto persone portate via con la camicia di forza, il sergente maggiore Cerasomma, reso pazzo dal generale Tascio. Hanno visto delle cose spaventose. Il mondo militare, signori, vive nella paura, perché nel mondo militare purtroppo c'è una stragrande maggioranza di onesti, come c'è una stragrande maggioranza di onesti in Sicilia, che sono dominati da una minoranza che ha un potere totale. Allora il problema, è la domanda forse, mi scusi, ma non va rivolta a chi si è battuto mettendo sul piatto tutto, ma va rivolta a chi dovrebbe dare la garanzia agli onesti che ci sono nelle forze armate. Perché io l'altra sera ho fatto una trasmissione in diretta a Pisa, vista da tutti i militari, i quali hanno fatto delle telefonate dicendo: non ci hai sconvolto, perché le sapevamo tutte queste cose, le sappiamo tutte quelle cose che hai detto, ma cerca di capirci, ti siamo solo vicini. E il comando invece mi ha mandato un collega che, sapendo che io sono un credente cattolico, mi ha chiesto di essere un po' buono nel parlare del capitano Barlesi, perché il capitano Barlesi, il buon Dio, se l'è portato via 1 anno e mezzo fa improvvisamente per tumore. La cosa non mi sconvolge affatto rispetto alle tante famiglie che si sono viste portare via altro in ben altra maniera. Il VFR, il problema è la comprensione esatta della dimensione del volo. Lei volava, però prima di staccare le ruote da terra aveva un piano di volo VFR che veniva autorizzato, per cui al di sopra dei 10 minuti di silenzio radio lei una torre, un controllo doveva contattarlo per dare la sua posizione, perché altrimenti il controllo l'avrebbe chiamata per sapere dove si trovava esattamente in quel momento. È la responsabilità della differenziazione dagli ostacoli o da altri aree in volo era personale del pilota. Questo è il volo VFR, che viene autorizzato solo per velivoli italiani o velivoli amici che decollino dallo spazio aereo italiano o che
entrati nello spazio aereo italiano sotto controllo radar, chiedano un avvicinamento, riconosciuti e quant'altro, chiedano un avvicinamento visual, ad esempio, a un aeroporto come Massa-Cinquale, Alto Pascio, eccetera. Il problema dell'avvicinamento del cono di altezza è legato a una cosa molto semplice. Se noi fossimo in Francia, in Germania, io ricordo molto attentamente le precauzioni che c'erano lungo la buffer zone, dove c'erano dei segnali assolutamente invertiti che ci avrebbero portato dall'altra parte, e quindi l'estrema vigilanza dei controlli e dei piloti sui riferimenti a terra. Però c'è un fatto, noi siamo l'Italia. Il discorso dell'aereo libico, e non entro nel merito delle altre versioni, certo, se si vola radenti al mare per 4 ore, si può sperare di arrivare nella vicinanza delle coste senza essere intercettati, ad una doppia condizione: che si abbia una mega autonomia che nessun jet può avere a livello del mare, perché a livello del mare è a una velocità tale da sfuggire al controllo radar. Significa che un jet ha ridotte di circa il 40% le sue potenzialità di raggio d'azione, e ha la condizione strettissima di ricevere in prossimità di terra una copertura radar, una copertura di un OWACS, chiamiamolo così, per esempio, che ci dia delle cose. Perché nel momento stesso in cui l'aeroplano supera, io direi, i 30 piedi, i 35 piedi, che era per esempio la quota con cui noi antincendio si volava in esercitazione sul mare, se superavamo i 35-40 piedi, quindi 25 metri, immediatamente eravamo sotto il controllo di questo o di quel radar. Il discorso della firma, mi scusi, l'ultima domanda. Ah, vede, questo è il problema che io ho posto al generale Arpino. Io a 24 anni sono andato a ritirare il primo C-130 dalla base di Milano, dove la SIAE faceva tutta la revisione del 130. Tenga conto che una revisione di un 130 dura mediamente 8 mesi, un anno. Io vedevo che gli aeroplani che erano rientrati dalla grande ispezione venivano fermati poi in hangar per altri 8 mesi. E i nostri specialisti che ricominciavano praticamente da capo. Non riuscivo a capire questa situazione. Ora, lei sa giustamente, come ha detto l'ufficiale controllore, presso le aziende private che fanno questi lavori ci sono gli ufficiali distaccati, come fossero dei sindacalisti dell'aeronautica, distaccati presso l'azienda, che certificano su ogni TO, su ogni technical operation, l'avvenuto esecuzione della manovra di revisione. E certamente tutte le TO erano firmate da quell'ufficiale, ma il 50% delle TO non erano firmate dal tecnico che avrebbe dovuto eseguirle. E se si andava a fare la verifica dell'esecuzione dei lavori, i lavori non risultavano effettuati, tant'è che il sottoscritto, nonostante fosse solo secondo pilota, mise in croce quell'aeroplano. In croce con matita copiativa significa che quell'aeroplano non si muove più dal suolo fino a che non siano stati fatti alcuni controlli. Il generale Tascio mandò un altro 130 con un cambio di equipaggio. Io fui costretto a tornare indietro con il mio capo equipaggio da passeggero, e l'altro equipaggio riportò il Vega 2 a Pisa, dove è stato fermo 8 mesi, dove il capitano Angrisano mise per iscritto che il peso, che non era stato neanche rilevato, non era cambiato, erano cambiati 160 kg sulle ali. Per precisione, ogni revisione costava allora all'incirca 3 miliardi, il che vuol dire che se l'esecuzione dei lavori è al 50%, 1,5 miliardi è finito da qualche altra parte. Bene. Onorevole Della Valle, onorevole Della Valle, però scusa Della Valle, perché potrebbe essere importante per quello che, per una domanda che vorresti fare tu. Io adesso, dando uno sguardo rapido a questa documentazione,
che era un funzionario della regione toscana, un avvistatore di incendi. L'aereo era un piccolo aeroplano, un Piper, girava per avvistare dei piccoli incendi, cade durante la manovra di avvistamento. Quello che non capisco, Lorenzini poi muore. Purtroppo sì. Muore per effetto delle illusioni, però viene sentito dal magistrato, visto pure il verbale. Certo. E dà una versione dell'incidente in cui sembra che effettivamente siano stati risucchiati da un volo d'aria mentre sfioravano il crinale. Non mentre sfioravano il crinale, del il Lorenzini. Era questa la domanda che volevi fare tu? Ah. Quindi comunque si aggancia alla mia. E allora scusi, risponda, racconti dalla valle, prego. No, allora, niente, adesso allora, sono domande e risposte rapide. Intanto volevo chiedere una precisazione. Mi è parso che lei abbia detto che negli Stati Uniti è andato nel 1974. 75. E mi è parso di capire che lei era stato avvicinato negli Stati Uniti perché lo volevano nominare come referente. Mi volevano assumere come ufficiale referente del servizio. Ecco, io le chiedo intanto, lei nel 75 mi pare che avesse 24 anni. Certo. Non le è sembrato strano che gli Stati Uniti scegliessero come referente un giovane allievo ufficiale di ben 24 anni per espletare un incarico così importante, così rilevante e soprattutto così delicato? In base a quali criteri avrebbero scelto lei come asserito referente? Dunque, cioè, è strano che uno arriva agli Stati Uniti, non è conosciuto, è un giovane ufficiale, dice guarda, tu devi fare il referente, e gli svelano tutta una serie di situazioni abbastanza segretate, insomma, no? Mi sembra strano questa cosa. Non se l'è chiesto lei perché mai sceglievano lei come referente? Certo, ma il discorso dei 24 anni è un dato oggettivo. È un dato oggettivo, come è un dato oggettivo che a 24 anni un giovane ufficiale dell'aeronautica è combat ready su un velivolo come un F-104 o su un C-130. Io sto parlando di tutta quella che è la preparazione, e lei non deve dimenticare che io ho detto che la cosa che mi sconvolse di più è che avesse in mano tutto il mio fascicolo dell'Accademia. Tutto il mio fascicolo dell'Accademia significa, ad esempio, aver letto e seguito quelli che erano stati i seminari di studio sulla conduzione tecnica di una forza armata, sul ruolo delle forze armate a livello politico, sulla storia delle forze armate, e in particolare quella che fu la tesi mia da sottotenente con il generale Cazzaniga, che era un'indagine sul metodo di conduzione delle forze armate in rapporto alla garanzia democratica di un paese, fatta sui 1500 dipendenti dell'Accademia di Pozzuoli, e in più con altri riferimenti a quella che era la mia vita, chiamiamola così, politica. Il discorso non mi sorprese tanto. Ma scusi, questo avrebbe semmai dovuto scoraggiare, dato il tipo di discorso che le facevano, perché accertavano che lei era un democratico che aveva determinate tendenze politiche, a quello che ho capito, di sinistra, perché certo lei a quel punto sarebbe diventato, diciamo, il migliore degli informatori se avesse accettato di farlo, però era improbabile che accettasse. No, certamente, guardi che oggi si veniva qua con mia moglie e due ex colleghi. E mia moglie ricorda tutte le volte che io tornavo a casa ed ero sconvolto per qualche mese, perché è chiaro che uno si fa di queste domande. E guardate che dall'altra parte non ci sono delle persone ignobili, dall'altra parte c'è un popolo profondamente convinto di una grande democrazia, purtroppo di una grande democrazia all'interno dei propri confini. Hanno uno spirito, sicuramente di me tutto si poteva dire e tutto si potrà dire, meno che io fossi un comunista sovietico, perché la mia difesa dei valori dell'Occidente è stata sempre fondamentale, perché io credo, ho sempre creduto questa cosa qui, e lì facevano leva. Guardi che l'ultima sera prima di portarmi a casa
Quest'uomo mi ha portato in uno di quei locali dove ballavano le donne seminude, me ne ha fatta ballare una davanti per mezz'ora, mettendogli sempre lì i dollari. E gli dicevo, ma insomma, la finisci. Quando mi ha portato a casa mi ha detto, vedi, ti abbiamo provato sotto tutti i punti di vista, tu sei una persona in grado di capire i valori del mondo libero, non ti vendi, eccetera. Noi ti chiediamo di diventare uno dei nostri. Una prova del fuoco, su tutti i fronti ci hanno provato. C'è un punto che tutto sommato vorrei che nessuno dimenticasse, che spesso in Italia si parla dei servizi, purtroppo dovendo parlare delle deviazioni, come di qualcosa di satanico. Ogni ufficiale di accademia è formato per essere un ufficiale dei servizi, per forza di cose, perché i servizi di informazione servono a un paese. Altrimenti, se un Parlamento dovesse essere convinto, o un ufficiale dovesse essere convinto, che i servizi in quanto tali sono devianti e deviati, allora è meglio che andiamo tutti a casa. I servizi sono fondamentali in un paese, a livello di sicurezza di questo paese, se si pensa alla sicurezza di questo paese. E gli ufficiali dell'Accademia vengono formati per essere ufficiali dei servizi. Non era sorprendente, parlavamo in continuazione di quelli che erano i meccanismi del controspionaggio e dello spionaggio. Una delle cose che dicevo ultimamente quando Brutti è venuto a presentare la sua relazione a Pisa è che è scioccante sentir dire dal Presidente della Commissione di Controllo dei Servizi che la NATO rifiuta la decriptazione NATO dei tracciati radar perché altrimenti dovrebbe saltare tutto il sistema di difesa. Io ho fatto un ragionamento molto semplice: se io sono un generale al tavolo di comando, l'uomo che mi dà un messaggio criptato e me lo decripta è un soldato semplice, un sergente, ma non me lo dà criptato. E io il cripto, come generale, normalmente non lo conosco di quel messaggio, ma me lo dà decriptato perché a me serve per operare. È vero che se un avversario viene ad avere in mano il messaggio criptato e il messaggio decriptato salta il sistema di difesa. Però questo è il lavoro di spionaggio e controspionaggio, ma che cosa si vuol dire? Che il Parlamento italiano e i giudici italiani sono un avversario che metterebbe in mano ai propri referenti ciò che la NATO potrebbe ridare in chiave di lettura pubblica? È un assurdo. Cioè, è la considerazione, purtroppo, che spesso c'è stata. Signori, quando nelle forze armate... Capitano, chiedo scusa, se non dunghiamo. Lei ha dato una certa risposta alla prima domanda di Sergio. Sì. Vediamo le altre domande dell'onorevole Della Valle. Sì, pronto. Ecco, vorrei sapere quali erano i suoi rapporti col maresciallo Dettori. Allora, quando iniziarono e quando finirono? Dunque, il maresciallo Dettori, quando mi telefona, mi ricorda. Ma prima che telefonassi, dico. No. Mi ricorda che ci eravamo incontrati nella base di Grosseto quando il Movimento Democratico era stato lì negli anni 76-77 per illustrare la proposta di legge sulle rappresentanze militari che era stata avviata e di cui si discuteva. Ed è proprio questo che ha voluto essere la precisione di prima. Il maresciallo Dettori personalmente, direttamente, io non lo riconoscevo come tale, tant'è che al giudice Priore io ho fatto presente che il giornalista Purgatori, parlandomi per telefono, mi dice Dettori, e io sono certo che la persona che mi ha telefonato mi avesse detto Dettori, per cui ho fatto subito presente al giudice Priore che se per caso quella persona si fosse autochiamata Dettori, la telefonata che io avevo ricevuto non era più attendibile. Queste sono le condizioni. Il fatto che ci telefonassero, a me hanno telefonato alle 3 di notte dalla Spezia un ragazzo piangendo dicendo che il suo collega era stato ucciso, violentato alla Spezia. Riuscimmo a far riesumare il cadavere grazie a Falco Accame e venne fuori che il ragazzo era stato violentato e che si era suicidato dopo una ripetuta violenza. Però telefonavano da tutte le parti d'Italia. Appunto, allora voglio dirle, quindi se fosse stato questo Dettori,
che lei conosceva nel 1977, lei non può dirlo perché non credo che abbia potuto collegare la voce di questo Dettori a uno che ha conosciuto nel 77 e poi non ha più visto. Certo. Quindi è uno che, secondo lei, poteva essere il Dettori che aveva conosciuto nel 1970, giusto? Anche perché mi dà il riferimento dell'essere identificatore di Poggio Ballone, esatto, e di essere stato a Grosseto in quel periodo, eccetera. Allora, quando Dettori le telefona nel 1980, perché Dettori telefona proprio a lei? Lei non lo vede, lo conosce solo di vista. Sono passati 3 anni, succede una tragedia di questo genere e Dettori telefona a lei. Non è che si meraviglia, lei... No. Ha chiesto perché telefoni a me? Ma no, però ecco, scusa della valle, io vado un po' a memoria anche perché gli esperti della Ustica ci hanno abbandonati, però ha avuto qualche riscontro questo fatto di... No, lo so, ma io voglio capire perché avrebbe telefonato. Beh, riscontro, a quanto pare Dettori potrebbe non essere neanche lui. Perché, perché dal 1979, momento in cui il presidente Pertini convoca me e altri 2 militari al Quirinale, noi siamo diventati, dicevo prima, i referenti di tutti i militari italiani che ci telefonavano giorno, mattina e sera per dirci quello che avveniva in tutte le basi. Solo per questo. Ecco, e lei perché non si premura ad avere un colloquio immediato il giorno dopo con questo Dettori? Dice, scusa, tu sei Dettori, quello che ti ho conosciuto, vogliamo vederci, vogliamo incontrarci, mi dai una notizia di questa gravità, mi butti giù il telefono, non ti ritraccio più. Come mai non c'è stato un colloquio identificativo di questo Dettori e chiarificatore di quanto diceva Dettori, visto che lei oltretutto stava facendo una battaglia democratica e quindi non aveva paura di nascondere una certa verità? Certo. Perché non si premura di contattare Dettori e quindi di prendere in prima persona la notizia e quindi di coltivarla e quindi di indagare, invece lascia passare 10 anni? No, forse non sono stato chiaro nella sequenza. Io ho detto che alla prima telefonata non ho creduto, perché la telefonata diceva siamo stati noi, ho paura e non ti posso dire nulla, mi fanno fuori. Io l'ho invitato a rimanere calmo, a non parlare e a ritelefonarmi quando fosse più calmo perché ci mettessimo d'accordo, come ho detto a priori, e mi portasse qualche documentazione e ci vedessimo per parlare di qualche cosa. Il 20-21 di luglio mi richiama molto più freddo per dirmi, dopo questo discorso del MIG, ti do queste indicazioni, e l'appuntamento in effetti c'era stato del tipo ci risentiamo dopo le ferie, ne riparliamo con calma. Dopo le ferie, come le ho detto, io il 29 di settembre sono stato inchiodato fino all'83. Io dall'83 all'85, dall'80 all'83 mi sono badato alle mie vicende, che sono andate male. Dall'83 all'85 ho fatto l'operaio, il dipendente, eccetera. Nell'85 sono stato invitato da Marcucci a riprendere in mano la situazione. Il momento in cui Marcucci in prima persona ha tentato un nuovo collegamento con Dettori nel 1987, il Dettori stranamente si è suicidato la mattina del marzo. Stranamente è che lei purtroppo invoca sempre dei morti, quindi non possiamo avere dei riferimenti. Questo è purtroppo per me lo stranamente, quindi io per quello le faccio delle domande, non per altro, per l'amor del cielo, vorrei trovare dei riscontri più oggettivi a quanto lei dice, ma purtroppo trovo gli ostacoli dei morti, quindi mi impediscono. E allora, per valutare l'affidabilità completa del discorso, mi occorrono degli elementi esterni che purtroppo non riesco a sufficientemente trovare. Mi scusi, senatore. La promessa dei documenti esplosivi, lei poi fa un riferimento alla promessa dei documenti esplosivi. Lei, qualcuno le aveva promesso dei documenti esplosivi, dice a un certo punto questa sera nella sua relazione. Chi erano questi signori? Mi ricorda dove? Siamo stati noi, mi si viene esattamente. Dunque. Ho detto che ci consegnavano, sì, più o meno documenti esplosivi. Chi gliel'aveva detto questo? No, ho detto nel periodo che ci telefonavano tutti, ci davano anche dei documenti esplosivi. No, io so qui che lei, dopo di aver parlato del trasferimento di Todaro e Marcucci, sì, fa riferimento anche che gli era stato promesso la consegna di documenti esplosivi. Da parte di chi?
ce li consegnavano tutti i militari d'Italia. Ed erano documenti sulla eversione e sull'attenzione di certa destra nelle forze armate. E che ne facevate voi di questi documenti esplosivi? Li davamo sempre, subito e esclusivamente al maresciallo dei carabinieri Psala. Avevamo un rapporto istituzionale con i carabinieri profondissimo. Il maresciallo Ipsale faceva immediatamente davanti a noi fonogrammi per quanto riguarda tutto quello che noi facevamo, ivi compresi gli incontri politici. Era un accordo preciso fra noi e il maresciallo dei carabinieri Stivala, Ipsale, e insieme con il suo appuntato Stivala. Però che fine hanno fatto questi? Stivala è vivissimo, grazie a Dio. E Ipsale è morto di tumore. Però volevo dirle, il colonnello Marcucci non è morto il giorno 28 di gennaio quando io scrivo al ministro Rognoni riguardo a Ustica. Mi scusi, eccolo qua. Lei sa che dico il vero, dai turchi è mai politicamente... Che data questo? 28 gennaio 1992. E non fa riferimento agli episodi che poi vengono riferiti al giudice Priore nel 92. Un attimo. Autoattentati con... mai politicamente indagati. Autoattentati contro aeroporti e caserme al fine di creare condizioni di destabilizzazione. Va bene. Non ne abbiamo parlato. L'omicidio di Ustica è prima ancora del Monteserra e dei cadetti della Marina. Ai preoccupanti progetti contro le istituzioni. Sì, ma non c'è nulla di riferimento specifico, proprio perché scrive nel 92, in quelle lettere, quindi lei ormai sbandiera ai quattro venti la sua voglia di collaborare per far chiarezza, non fa mai riferimento a questi episodi, questo discorso, nel 92. Perché ne fa riferimento nel 94? Proprio quella era l'occasione per cui poteva vuotare il sacco, sta vuotando il sacco, se vogliamo così parlarne, finalmente si libera da tutti gli orpelli e orpellini, scrive nel 92 al ministro Rognoni e omette di riferire circostanze che vengono riferite nel 94, non ci sono più riserve mentali in quel momento, mi pare di capire. Perché tuttavia lei ancora non rivela le circostanze che invece rivelerà soltanto 3 anni dopo? È un ulteriore argomento, a mio giudizio, che mi induce a riflettere e quindi a continuare a farle delle domande. E io le chiedo, perché se nel 92 già ormai ha deciso di vuotare il sacco, di uscire allo scoperto, di scrivere addirittura un ministro, eppure sottace le circostanze che rivela nel 1995. Come mai? Ci sarà un motivo? Perché questa riserva mentale? Perché questa segretazione di alcune cose e invece manifestazione di altre molto generiche peraltro? Nel 92 Marcucci era ancora vivo, ragione di più, che quindi poteva indicarlo immediatamente la circostanza in modo che avrebbero potuto fare un confronto e una verifica. Perché non le dice? Allora, lei mi ascolta oggi che siamo nel 1995. Mi scusi se io faccio, certo, ovviamente no, no, per no. Chiarire tra certo, di noi la situazione. Certo, io chiarisco, capisco perfettamente la sua posizione. Io non a caso, non per dileggio delle persone, ho voluto ricordare il discorso dell'assistenza politica al mio processo, perché io ho fatto 4 riunioni in questo Parlamento. Ma io vorrei che mi rispondesse a quella domanda. E io le sto rispondendo, no, che io non avevo da votare il sacco di nulla, perché dal 1972, quando io ho rigiurato da ufficiale dell'aeronautica, che mi sono sempre battuto con scritti da tutte le parti. No, il problema è che nessuno ha mai voluto ascoltare e io non ho mai cercato. Ma non è questo, lei sta scrivendo a un ministro, sta dicendo che sono successe determinate cose. Lei sa già da 11 anni una certa realtà, che è venuta una telefonata, c'è un certo maresciallo Dettori, c'è un certo Marcucci. Io le chiedo perché nel 92 non riferisce queste circostanze che sono basilari e fondamentali. Le ho riferite nel 1980 ai parlamentari che erano della mia difesa. No, nel 1980 non risulta da nessuna parte che siccome lei mi eccepisce uno scritto, e allora... Sullo scritto io mi voglio confrontare, sulle parole non posso confrontarmi perché non ci sono riscontri oggettivi. Le sto dicendo, l'unico scritto che lei eccepisce, in forza del quale lei scrive al ministro Rognoni deducendo una situazione oggettiva, io le chiedo perché in quella circostanza non deduce quella circostanza che dedurrà soltanto nel 95, secondo cui ci sarebbe stata una telefonata del maresciallo Dettori, secondo cui con Marcucci avrebbe lavorato, secondo cui tutto il bla 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 che ha fatto. No, non nel 95, nel 92. Nel 92.
No, a priori. A priori nel 92. Dopo la lettera, comunque. Questo è il discorso. Non lo so. Noi. Comunque, io, ognuno poi trae le sue... Certo. Un'altra cosa. Lei dice, ha detto stasera, che c'era stato un tentativo, non ho capito se è poi riuscito, di inserire nella bara del Marcucci un brano del Cruscotto. È un tentativo o lo hanno effettuato? Un tentativo per il semplicissimo motivo che io, che ero presente alla inumazione nella bara, lì nell'obitorio, ho visto questo pezzo che due sere prima non c'era, l'ho fatto mettere da parte e ho fatto chiamare i carabinieri. Purtroppo però... Non c'è verbale. Eh? Non c'è verbale. No, c'è un articolo in cui il tecnico dell'obitorio, senza Ciancarella, lo riferisce direttamente al giornalista. Questo particolare più altri. Purtroppo, Quando? Appena è morto il Marcucci, subito, in quei giorni, il secondo giorno. E praticamente di questo pezzo non si parla all'interno dell'inchiesta. Questo è il problema. Ma è stato identificato quello che ha visto, certo, il pezzo? Certo, c'è nome e cognome. Allora, il giudice, questo... il giudice non lo ha mai interrogato. Ok. Va bene, grazie, non ho altro. Allora però, ecco, risponda... Per completare quella domanda che l'avevo fatta io, sì. Lorenzini muore dopo qualche giorno, è ancora, sì, vivo e cosciente, perché capisco che muore di ustioni e quindi, come tutti i mega ustionati, muore poi lentamente per fatti certo, settici, nefritici, eccetera. Certo. Viene sentito dal magistrato e dà una versione dell'incidente aereo, diciamo che ne attesterebbe la casualità, perché... Se ci fosse stata un'esplosione, qualche cosa l'avrebbe detto, stava per morire, che bisogno aveva di... Certamente. Allora, qui... Anche perché lei ha detto che lei poi aveva, specialmente all'inizio, aveva molte perplessità, non aveva delle eccessive perplessità. Non volevo coltivarla. Ecco. Io personalmente ho analizzato tutto, come ha visto dal carteggio ampiamente, la perizia. Il discorso innanzitutto è questo: l'interrogatorio del Lorenzini viene fatto come incidente probatorio, quindi ripetibile, alle 5 del pomeriggio a Genova, alla parte, cioè all'avvocato dei Marcucci, viene comunicato a Pisa alle ore 15.30 e quindi la parte non può essere presente all'incidente probatorio. Comunque ho preso il documento e nel documento il Lorenzini dice: non è vero che eravamo bassi, la tesi della commissione è che Marcucci volasse eccessivamente basso, facendo riferimento alle regole di volo VFR e dimenticando... Io adesso l'ho letto, seppure, però dice il pilota un certo, mentre io gridavo col megafono, quindi molto alti non potevano essere perché se no li sentiva nessuno col megafono, esatto, dice il pilota ha detto il vento ci tira giù. Allora, la moglie del Marcucci ha riferito anche che nei giorni precedenti avevano vissuto un momento abbastanza tragico sulle Alpi Apuane e che c'era stato questo discorso qua. Il Lorenzini dice anche che c'erano tre fuochi, in realtà la commissione accerta che ce ne sono due. Un professore che io personalmente ho ascoltato per capire questa logica di quello che stesse dicendo, perché fra le altre cose il Lorenzini dice che il Marcucci avrebbe parlato praticamente anche dopo che sono a terra, il professore dice che il terzo incendio che lui vede è l'incendio dell'aeroplano, se a terra o in volo non si sa, che può essere evidente che il Lorenzini abbia frammisto le due cose, ma comunque la realtà della dinamica stessa dell'incidente, come è descritta, non è afferibile alle parole del Lorenzini, perché la commissione dice e attesta che il Marcucci è in virata destra di sicurezza e al terzo giro di colpo improvvisamente gira a sinistra in una manovra assolutamente suicida verso il costone che non ha il fuoco e dice viene risucchiato dal fuoco che non c'è perché è sull'altro costone. Nella mia prospettiva, in quello che io ho visto sulle foto del Marcucci, se un'esplosione prende a sinistra
chiaramente c'è un tiraggio a sinistra, ecco, secondo me giustificata la manovra. Fra le altre cose, la quota del Marcucci. Allora, se ci fosse stata un'esplosione, però Lorenzini la penso lo sarebbe ricordato, non si andava a ricordare la cosa può di 5 giorni prima. Può darsi, comunque. In questo modo, sul piano della, comunque, di ciò che accade normalmente. Comunque, c'è. Anche perché avrebbe avuto la sensazione che l'avevano ammazzato, quindi visto che stava morendo, gli sarebbe rimasta vivace questa sensazione. Comunque, il Lorenzini è ustionato all'80% del corpo a 35 metri dall'aeroplano. Va bene. Io ho fatto un circostanziato rapporto, avendo scoperto, sono tutti documenti che sono disponibili, che ad esempio nelle missioni all'estero venivano richieste delle firme su quietanza in bianco da parte dei componenti dell'equipaggio. Però poi l'uomo che si recava a Roma per ritirare effettivamente le missioni aveva un altro mandato. Convocando, iniziai a rifiutarmi di firmare queste quietanze, perché secondo me con quelle quietanze si potevano spesare due titoli di pari importo per una stessa missione. Cosa che venne confermata in un briefing dal capitano amministrativo, capitano Cavalli, alla 46esima aerobrigata, la presenza di circa 800 fra ufficiali e sottufficiali convocati dal generale Tash. E per me si trattava di costituzione di fondi neri per il sisma. Ulteriore dimostrazione l'ho avuta quando poi fui sospeso dai voli all'estero, in quanto venivo inviato personalmente poi con foglio viaggio a Roma a prendere le mie quote e mi trovai con il tenente Parma, che aveva individuato una spesa, che era uno dei corrieri, diciamo, che aveva individuato una spesa maggiore di 19.000 lire, perché poi il corriere doveva anche risuddividerle con tutte le percentuali, gescale e quant'altro fra tutti i componenti dell'equipaggio, e le aveva riportate indietro. Davanti a me gli fu urlato dal cassiere: che ci vuoi mandare tutti in galera? Vattene a mangiare a colazione. E gli furono buttate dall'altra parte. Terza situazione, il maresciallo Bertolucci, come risulta agli atti, non questi, ai tanti atti, il maresciallo Bertolucci, che era uno di questi corrieri, era sergente maggiore allora, viene di notte narcotizzato sul treno e gli vengono sottratti $16.000. Il generale Tascio lo minaccia in tutte le maniere e lo costringe a restituire progressivamente dal proprio stipendio i $16.000. Io, che ero già nella prospettiva delle rappresentanze, oppongo gli articoli del RAU che prevedono che in caso di furto accertato, perché c'era stata tanta di denuncia dei carabinieri, eccetera, ci venisse fatta una pratica per cui, accertato che non erano stati presi dall'individuo, venissero messe nei fondi particolari e venisse rispesato il titolo. Questo non era possibile perché il titolo risultava già incassato dagli ufficiali che avevano firmato. Questo è un aspetto. L'altro aspetto era quello degli incidenti di volo, e parlavamo del Serra di Bardufoss di cui ho accennato. Il terzo aspetto era la falsificazione dei libri di volo, perché avveniva che c'erano delle persone che venivano a volare. Addirittura io, come ho fatto spesso, io personalmente devo dire che oltre a essere radiato praticamente con un pregiudizio fallimentare in corso, sono anche stato condannato per evasione fiscale, perché mi sono autodenunciato al procuratore della Repubblica di Lucca, avendo determinato che non avrei potuto fare i versamenti del mio dipendente. E quindi il procuratore mi ha chiamato, ha proceduto. E dalla finanza, dove sono venuti a fare gli accertamenti, io sono stato condannato per un'evasione di 756.000 lire, sembrava che io fossi il re d'Italia, che mi hanno portato a conoscere fino al generale. E anche in quel caso mi ero denunciato perché non ci davano la possibilità di volare e ci facevano inserire falsamente su dei voli che noi non avevamo effettuato. Scoprii che questo meccanismo
veniva utilizzato anche per la concessione della prima categoria e di altre cose. Feci dei rapidi calcoli, si arrivava subito a diversi e svariati miliardi. Il generale Pesce, una delle poche persone corrette che ho trovato, mandò un'immediata ispezione, prima ancora della nomina della commissione di accertamento, e tre sottufficiali che a verbale poi nella successiva commissione lo ammettono e lo riconoscono, per 3 giorni e per 3 notti sono stati messi a falsificare un anno intero di libri di volo. La cosa mi ha permesso di sapere e di riconoscere come possano essere falsificati i libri, perché i libri ordinari sono scritti dall'uomo di turno con una penna diversa, con una grafia diversa e in modi diversi, e quando invece lei trova un registro che per 3 giorni consecutivi o 4 giorni ha la stessa identica penna, quel libro è stato falsificato. Ciò accade sia nei libri di volo, che almeno mi sono fatti, che mi sono stati fatti vedere di Grosseto, sia su quelli della Saratoga. Tutte queste cose che lei ci sta dicendo le ha già denunciate all'autorità giudiziaria? Vigliacca Terra, certo. L'autorità giudiziaria penale militare me le ha imputate come una delle imputazioni del 79. Capito. Cioè diceva per aver presentato un rapporto in cui si diceva che. Poi non se n'è mai discusso. Allora, brava. È finita esattamente così e il rifiuto dell'amnistia non è stato accettato. E il giudice Sgambati, che ha cercato di convocarmi nel 1984 alla Spezia, e mi stava per incriminare perché mi aveva convocato per telefono, io non mi sono presentato perché lui mi aveva promesso un telegramma, mi ha convocato per telefono la mattina alle 6 al Tribunale di La Spezia e mi ha fatto vedere il telegramma di convocazione del giovedì precedente partito con il timbro dall'arsenale militare della Marina di La Spezia, alle 6 al Tribunale di La Spezia, e mi ha fatto vedere il telegramma di convocazione del giovedì precedente partito con il timbro dall'arsenale militare della Marina di La Spezia, mai inserito sul circuito telegrafico italiano, con dichiarazione del direttore delle poste di Viareggio. Il giudice Sgambati ha messo tutto a verbale e poi è sparito. Il giudice Rosin, che stavo dicendo prima, ha messo a verbale i tentativi di omicidio del presidente Pertini, che io gli ho dichiarato nel 1983. Nel 1981 l'aeronautica militare della 46ª Aerobrigata ha costituito attraverso il maresciallo Davini 2 autoattentati che io ho dichiarato per radio essere organizzati dall'interno, che io ho dato al generale Tonini la chiave di lettura e che ho permesso al generale Tonini di individuare il maresciallo Davini e i 2 avieri, perché il generale Giunchi precedente voleva attribuire quegli attentati ai fuoriusciti dell'aeronautica. Tutte queste cose sono sempre andate ai giudici militari e recentemente, negli ultimi 4 anni, la Procura Militare della Repubblica mi ha fatto interrogare 3 volte cercando di incastrarmi per rivelazione di segreti militari, e qualche cosa è anche agli atti. Queste le vicende. L'altra cosa che mi aveva chiesto, io per quanto riguarda la missilistica, non avendo fatto caccia ma avendo fatto solo trasporti dopo l'addestramento sugli MB dove non si arrivava al fuoco, le parlo per quello che è la conoscenza generale delle esercitazioni di tiro e per quello che poi si sapeva dai colleghi, e cioè che i missili da esercitazione, è vero, la prima fase, la simulazione, però nella fase ultima vengono utilizzati i missili a testata inerte contro quegli obiettivi di cui per esempio parlava anche Falco Accame, i radio bersagli che viaggiano da soli. Io so solo questo, che il missile a testata inerte viene stabilizzato togliendogli la testata centrale, che è la testata bellica, e sostituendola con una testata di pari peso, e quindi per poterlo equilibrare in volo, che viene equilibrata direttamente dalla ditta con dei pallini di acciaio, naturalmente calibrati al massimo livello. E so che il giudice Priore ha ritrovato nell'attaccatura alare destra del DC-9 delle strane sferule d'acciaio. Non so se gli accertamenti successivi hanno potuto determinare che quelle sferule potessero appartenere alla testata inerte di un missile. E comunque una cosa sola mi permetta, io non ho nessun passato da riscattare.
personalmente, sinceramente. Va bene, ci sono altre domande? Bene, ringraziamo il capitano Ciancarella, acquisiamo questi atti, signor Ciancarella, acquisiamo agli atti la documentazione che ci ha data e possiamo chiudere la riunione. Grazie a voi.